Telecom ricomincia dalla cassa. Allora, abbiamo appena finito un video che voi potrete vedere, se voi siete arrivati spontaneamente su questo video, vi invito a andare a un video precedente in cui noi abbiamo commentato una frase di un noto studioso che si chiama Luca Ricolfi, persona che io ho sempre stimato perché è una delle persone meno asservite al potere economico finanziario di loro signori, ma che qui ovviamente, pensando di fare una considerazione di carattere, come dire, concreto, positivo, ci ha detto una cosa che non, a noi non va bene. Più che la UE guardiamo ai mercati, dove dice: è inutile fare proclami bellicosi contro Bruxelles. No, è utilissimo, dico io, perché il giudizio che pensa ad avere è quello dei capitali internazionali. Che cazzo significa? Pure questo è vero. I capitali internazionali che cosa giudicano? Che cosa fanno i capitali internazionali? Io devo dipendere dal fatto che l'Unione Europea mi viene a rompere i coglioni su cose inesistenti a nome dei capitali internazionali? E chi se ne frega dei capitali internazionali? Dice: con loro non si discute. Ma con quale discussione? Ma che cazzo me ne frega a me? I capitali internazionali si adattano alla realtà che incontrano in un paese in cui l'economia è controllata da una classe dirigente che sa far valere i propri interessi e soprattutto nell'interesse del popolo italiano. Vai. Beh, aspetta un attimo, ecco. Allora, continuano a propinarci in televisione, a proposito di falsità che dicevamo prima, false comunicazioni a mezzo stampa a dosi massicce, in televisione in particolare, ma sui giornali non da meno. Allora, voglio leggere un po' di diagrammi che documentano delle verità molto diverse e soprattutto emessi da organismi del tutto legittimi e assolutamente attendibili, come il Ministero dell'Economia, del Commercio e della Finanza italiano, come il vari ministeri di vario genere, varie istituzioni di controllo di vario genere, tipo Istat, Eurostat, eccetera, eccetera, e da cui risulta, per esempio, che le esportazioni manufatturiere in valore aggiunto, dice questo diagramma, che la Cina consolida il primato e l'Italia recupera una posizione. Allora, quote percentuali dei primi 20 paesi esportatori al mondo. Al mondo. Questa fonte elaborazione CSC su dati WOD. Allora, centro studi Confindustria, quindi non è l'ultimo arrivato, inattendibile. Che cosa dice? No, è attendibile per forza. Che la Cina è il numero uno. Nel 1995 scambiava in valore aggiunto dunque 3,5 miliardi di dollari. E nel 3.900 miliardi di dollari. Nel 2008 16.500. La Germania nel 95 ne scambiava 13.300 miliardi di dollari e nel 2008 11.800, cioè 2.000 di meno. È strana sta cosa, Certo. Ma poi gli Stati Uniti, incredibile, nel 95 ne scambiava 12.900 miliardi di dollari e nel 2008 9.900, e adesso si spiega pure perché il signor Trump se l'era presa così a male con i dazi doganali, eccetera, no, tutto, sta facendo tutto sto gran casino, e qualche motivo ce l'aveva, evidentemente. Ma certo, non c'è scusa. Poi quarto il Giappone, che nel 95 aveva 13.800 miliardi di dollari e quindi era il primo. Nel 95 era il primo paese esportatore e adesso nel 2008 esporta 8.100 miliardi di dollari. Però incredibile, al quinto posto vediamo una mingherlina signora Italia, che nel 95 esportava per 5.400 miliardi di dollari, nel 2008 purtroppo 4.200, ma adesso siamo risaliti, poi dopo vediamo. Quindi eravamo al quinto posto ancora nel 2008.
La Francia era sesta, il Regno Unito settima, il Corea del Sud ottavo, nono il Canada e dieci la Spagna. Andiamo avanti. Allora, dove cavolo andrà a finire? Allora, andiamo avanti. Un attimo, che devo trovare. Un attimo solo. Allora, scenari industriali e questa. Eccolo qua. No, non è manco questa. Aspetta un attimo. Allora, ecco qua, scenari industriali, allora, l'Italia è sempre al quinto posto come industrializzazione, produzione manifatturiera pro capite nel 2012, e cioè è al quinto posto dopo Germania, Giappone, anzi quarto posto, Corea del Sud e poi l'Italia al quarto posto. Al quinto c'è la Francia, al sesto gli Stati Uniti, al settimo il Regno Unito, al decimo la Russia, l'undicesimo il Brasile, dodicesimo la Cina e tredicesimo l'India. Quindi anche qua mi sembra che siamo addirittura meglio di tanti che ci dicono che ci vengono a rompere il cazzo, siete delle cenerentole, non contate un cazzo, eccetera. Sono tutte balle, sono tutte cose che servono per spaventare la gente, spaventare, vi spaventano, certo. Lavorano sulla psiche, l'avete capito o no, per la Madonna? Se esiste, Priside. Sì, Priside. Priside. Laudetur Priapus. Allora, aspettate un attimo. Allora, analisi semestrali 2016, vediamo questa qua. Allora, questa è un'analisi di KPMG, che è una delle società di controllo gestionale più importanti al mondo. E allora, aspettate un attimo. Che dice, a proposito delle banche italiane, che piangono sempre, dice qualche cosa che non è proprio esattamente allineato a quello che dice il governo, che foraggia le banche in continuazione. Allora, eccoci qua. Fanculo. Allora. Allora, il totale attivo delle banche al 30 giugno del 2016 era di 2.373 miliardi di euro, con un più 2,7%. Crediti verso la clientela, 1.368 miliardi più 1,5%. Raccolta diretta della clientela, 1.506 miliardi più 1%. Impieghi raccolta diretta 90,8% in più rispetto all'anno prima. Cioè, dove stanno
queste povere derelitte? Sì, appunto, questa crisi incombente. No, questa crisi delle banche in particolare. Per cui dobbiamo mettere mano al portafoglio. E dobbiamo pagare noi. Adattarci alle peggiori situazioni. Dai conti correnti, sì, no? Sì. Aspetta, non è mica finita. Ma scalzoni, ladri, delinquenti, truffatori. Allora, scena di industria e esportazione, vediamo un po'. Questo abbiamo visto. Aspetta che ce n'è qualcun altro ancora più bello. Scenari industriali, questo l'abbiamo visto, mi pare. Sì, aspetta un attimo, vediamo un po' più avanti. Allora, andiamo su quelle cose più serie, allora, vediamo qua. Dunque, vediamo. Allora, questa è. Vediamo un po'. Sì, questa qua. Allora. Questo no, lo diavolo stai, allora questo qua, allora diavolo sta, niente, non lo trovo più. Io lo stavo messo, forse questo, no, manco questo, allora questo qua, forse questo qua, manco questo, dove diavolo stai? Allora questo, e sarà questo qua, allora no, questo non è, questo non è. Oh porca miseria. Oh, non riesco più a trovarlo. Incredibile, non lo trovo più. Aspetta un attimo, vediamo se riesco a trovarlo attraverso. Allora, un attimo soltanto. Niente, non lo trovo più. Incredibile. Niente, non lo trovo più. Ma guardate. Avevo preso una serie di dati. Ah, ecco, qua c'è qualcosa, ecco. Allora, ecco qua. Ci arriviamo. Dunque, analizziamo una cosa per volta. Allora, eccolo qua. Allora, ecco, questo è importante perché il futuro sarà sempre più un mercato dove i beni e i servizi influenzeranno molto di più, diciamo, la percentuale delle esportazioni in generale, ma anche del prodotto interno lordo, del consumo interno, del consumo mondiale e così via. Allora, il Regno Unito nel 1960 produceva 20
miliardi di equivalenti di dollari di beni e servizi che esportava. Nel 2013 ne esportava attorno ai 25. La Germania nel 1960 ne esportava 15 miliardi e adesso ne esporta 45,5. È passata dal secondo posto, cioè dal secondo posto al primo posto. La Francia nel 1960 ne esportava 14,4 e oggi ne esporta 28,3. C'è anche stata la valutazione monetaria. Sì, lasciamo stare. Vale per tutti. Certo. L'Italia invece ne esportava 12,5 miliardi di dollari e ne esporta adesso 28,6. Il Giappone ne esportava 10,7 e adesso ne esporta 16,2. La Cina ne esportava 8,4, adesso ne esporta 26,4. Gli Stati Uniti ne esportavano 5 e adesso ne esportano 16,2. Allora, il Regno Unito è passato dalla prima posizione alla seconda, la Germania dalla prima alla seconda, la Francia dalla terza alla quarta, l'Italia dalla quarta alla terza, il Giappone dalla quinta alla quinta, sì, la Cina dalla sesta alla sesta e gli Stati Uniti dalla settima alla settima. L'unica che ha fatto il salto è stata la Germania, che è passata dalla seconda alla prima, e l'Italia che è passata dalla quarta alla terza. Mondiale, ricordiamoci sempre, siamo terzi venditori, esportatori mondiali di beni e di servizi, non pezzo e cinquantesimi, terzi in tutto il mondo. Hai capito? Ecco perché io dico che cacchio fai richiamo ai mercati. Quali mercati? Quali richiamo dei mercati? Interessi, interessi sulle monete, è tutto falso, è tutto completamente falso. Allora, poi abbiamo i partner commerciali italiani, qualcuno lo saprà sicuramente. La prima è la Germania, aspetta un attimo che qui mi è saltato. La prima è la Germania, con cui abbiamo un interscambio come partner commerciale in esportazione di 52 miliardi di esportazioni e 57 di importazioni. Noi siamo la Germania è il nostro primo partner come fornitori noi. Sì. Aspetta un attimo che qui nei confronti dell'Italia siamo sempre ai primi in Europa. La Francia è il secondo, la Francia è il secondo paese importatore e siamo anche il secondo paese importatore, noi il secondo paese importatore. Il quarto e terzo degli Stati Uniti, noi esportiamo come terzo paese importante e come importazione per noi sono il settimo paese. Il Regno Unito è il quarto in esportazione e il decimo in importazione, praticamente non ci compriamo niente dall'Inghilterra. E infatti, cosa dovremmo comprare? La quinta in esportazione è la Spagna ed anche in importazione, la sesta è la Svizzera in esportazione e in importazione praticamente non compriamo niente dalla Svizzera, è la nona. E poi il Belgio è il settimo. Beh, ci sono i farmaci, sì, dai. Sì, è il settimo in esportazione e il sesto in importazione.
Poi la Polonia è l'ottavo in esportazione, non compriamo niente dalla Polonia, proprio niente, e in esportazione per la Cina siamo il nono, la Cina è il nono, in importazione siamo il terzo, cioè dipendiamo molto dalla Cina e viceversa non esportiamo. Per ovvie ragioni. Esatto. Allora, andiamo avanti. Non solo, ma i cinesi vengono a vendere direttamente qui agli italiani, aprendo i negozi. Allora. E facendo lavorare i cinesi stessi. Allora, aspetta un attimo. Allora, noi abbiamo avuto saldo commerciale negativo a partire dal 2007 fino al 2011 e poi positivo dal 2012 fino a oggi. Quindi non è vero che siamo gli ultimi morti di fame. Ricominciamo da capo, aspetta. È l'impressione che questi hanno dato allora al popolo di coglioni per giustificare tutte le soperchierie che stanno facendo nei nostri confronti, furti di soldi, interessi, ogni sorta di soperchierie economiche. No, dico un'altra cosa, a conferma di quello che dice ogni tanto l'amico Nino Galloni e anche qualche altro economista serio, che dicono che c'hanno, il nostro nemico, il nostro amico nemico è la Germania, perché eravamo arrivati che mentre prima del 1991-92 avevamo sempre avuto un saldo negativo con la Germania a partire dal dopoguerra, da partire dal 92 siamo andati crescendo, eravamo noi in attivo con la Germania fino al 2001 quando è entrato l'euro. Eccolo qua il passivo, guarda come è andato, guarda l'oscillazione, è stato esattamente. È una sinusoide, eravamo andati in attivo sopra la linea centrale, adesso e stiamo precipitando. Sotto, precipitando. Allora andiamo avanti, vediamo gli ultimi avvenimenti però, perché qualcosa dal 2016 è cambiato. Allora, tassi di variazione sui principali mercati trainanti export per l'Italia. Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Spagna, Russia, USA, Canada e Turchia. Italia? Dillo. Leggi là. Non ce la faccio. Più 11,1%. Più 11,1%, capito? Che aspetta. In televisione arrivano, fanno sempre il pianto, fanno dire che noi siamo sull'orlo del baratro, che dobbiamo chiedere i soldi in prestito all'Europa, la quale giustamente ce li dà e ce li fa, ci fa pagare allora, il prestito. Mentre prima, a proposito di livello industriale, eravamo i quarti per un verso, i quinti per il valore aggiunto, eccetera, ora proprio come paese esportatori di tutto, non solo finanziario, di tutto, allora, la Cina ha sovverchiato gli Stati Uniti ed è passata a 2.209.600 miliardi di dollari nel 2015. Gli Stati Uniti sono passati a 1.579.000 miliardi di dollari. No, scusa, 2.200. Sì, in miliardi di dollari, sì, 2.209,6 la Cina, miliardi di dollari. Gli Stati Uniti 1.579 miliardi di dollari, la Germania al terzo posto 1.453 miliardi di dollari, Giappone sta scendendo molto a 715 miliardi di dollari, Paesi Bassi, incredibilmente, i Paesi Bassi esportano, sono al quarto posto, esportano tutti i pani, al quinto posto, chiedo scusa, 663, ma lì raccolti in poco, la Francia 579, la Corea del Sud 560, la Russia 523 e noi 518, ma siamo tutti lì raccolti in un fazzoletto, quindi attorno al sesto posto siamo in quattro. Dopodiché c'è il Belgio 468, il Canada 458, Regno Unito 441, Singapore 410, Messico 380, Arabia Saudita 376, dovrebbero metterla fuori legge. Allora, andiamo avanti. Allora. Adesso andiamo sui vari settori. Allora.
Questo è il sito del commercio del Ministero degli Esteri sul commercio internazionale. Allora, export, primi tre trimestri 2017, principali macchine per a proposito di esportazioni di macchine utensili, valori in euro. Allora, la Cina è il primo esportatore con 55 miliardi di euro. Sì, miliardi di euro. Gli Stati Uniti 23 miliardi di euro, l'Iran quelli che comprano, ecco. A quelli che comprano sono questi, che comprano i prodotti italiani. Quindi insomma, praticamente noi siamo nel mercato delle macchine utensili a più 7,8% rispetto all'anno prima. Andiamo avanti. Sui profumi e cosmetici, vediamo un po'. Più 14% rispetto all'anno prima. Porte e finestre rispetto all'anno prima, più 20%. Più 20%. Esportazione. È una produzione che va alla grande. Che vuoi allora, fare? Aspetta. Allora, prodotti zucchero, cioccolata, dolciumi e gelati. Aspetta, Vediamo un po' se c'è. Ah no, non c'è. Aspetta un attimo, vediamo. Allora, l'Europa produce complessivamente 250 miliardi di euro di questi prodotti. Oh, sì. L'Italia ne produce circa 320. Solo l'Italia. Cioè produciamo più cioccolato, dolciumi, zucchero e gelati di quasi il doppio, ecco, questa è l'Europa e noi di tutta l'Europa messa insieme. Due terzi, cioè un terzo in più dell'Europa. È già tanto se non siamo tutti obesi. Allora, aspetta. Poi aspetta un attimo. Igiene personale, quindi anche i profumi. Allora, totale Europa 230 miliardi di euro, totale Italia 350 miliardi di euro. Cioè tutti gli altri paesi europei messi assieme, compresa la Germania, vendono all'estero 230 miliardi di euro. Noi ne vendiamo 350. Aspetta, Vediamo un po'. Bevande alcoliche. No, tu, vedi i trend, sono tutti così, eh? Sì. A partire dal 2011 il trend è in salita. Allora, bevande alcoliche più, lo riesci a leggere? No. 12,3%. Immagino un po'. Vabbè, che dice il vino. Vino, la birra. Allora, aspetta. Allora, nel primo trimestre del 2017 le vendite adesso di bevande alcoliche si sono segnalate come principale settore trainante dell'export italiano di agroalimentare, con un incremento tendenziale di 151 milioni di euro corrispondente al 12,3%, a fronte di crescite meno favorevole sia della media dei concorrenti europei più 5%, sia di quelli mondiali più 6,9% in euro. Nei valori destagionalizzati, il primo trimestre di quest'anno ha registrato un nuovo punto di massimo dei livelli delle esportazioni del settore pari a circa 1,7 miliardi di euro. Nei primi tre mesi i mercati principali di esportazione italiana di bevande alcoliche, ossia che hanno registrato maggiori incrementi in termini di valori tendenziali, sono risultati nell'ordine. Stati Uniti con un aumento del 17%, aspetta, Regno Unito pari a un 27%, più 27%, Svizzera più 21%, Canada più 15%, Olanda, Cina e Belgio, eccetera, eccetera.
Australia più 21%, Hong Kong 14% e Singapore 24%. Brasile 73% in più rispetto all'anno scorso. Eh beh, guarda che questo è chiuso ormai, è passato il tempo, sono le 7. Aspetta. Caffè. Allora, questa è troppo bella. Se ancora funziona... No, funziona no. Allora, performance nel settore tè e caffè confezionato. Valori in euro, allora. Nel 2011 erano 200 milioni di euro, in milioni di euro, sì. Nel 2017 360 milioni di euro. Cioè in 7 anni abbiamo raddoppiato. Questo vale per tutto, Sì, sì. Allora, Italia più 16%. Nelle vendite del settore del caffè, a fronte di una crescita sostanzialmente nulla, più 1% nei valori denominati in euro della media dei concorrenti europei e di andamento molto più contenuto, più 4% dei concorrenti mondiali, nei valori destagionalizzati il primo trimestre dell'anno ha registrato un nuovo punto di massimo dei livelli di esportazione del settore prossimo ai 360 milioni di euro, nei primi tre mesi del 2017, eccetera, eccetera. I maggiori incrementi in termini di valori tendenziali sono risultati nell'ordine, ascolta, ascolta. Francia più 27%, Germania più 12%, Russia nonostante gli embarghi più dove sta? Russia più 5,6 milioni di euro, Grecia più 4 milioni, Romania più 4 milioni, Brasile più 4 milioni, eccetera, eccetera. Aspetta che ce n'è qualche altra cosa. Allora, automobili, autobus e roulotte, guarda un po', andamento oscillatorio fino al 2011, dopodiché è impennata, vedi? Anche sì, qua, sì. Tutti, non ce n'è uno. Macchine per l'industria alimentare a tutto export, guarda, guarda. Sì, per l'industria alimentare è sicuro. No, siamo i leader. Si compra in Italia, certo. Noi siamo i leader, cioè questo per dire, ecco qua, guarda. Esportiamo per quasi 20 miliardi in Cina, 5 miliardi, questa è la produzione mondiale di macchine per la produzione alimentare. La prima è la Cina che però produce macchinari di infimissimo ordine, seconda la Germania con quasi 4 miliardi, noi 3 miliardi e 8, Stati Uniti 3 miliardi e mezzo, Francia 2 miliardi e 8, Messico eccetera eccetera, insomma siamo il terzo produttore mondiale. Vogliamo di altro? No. Cioè, dove cazzo pensano di portarci questi signori? Dove, che cosa ci vogliono raccontare ancora di più? Certo. Blasfemo, no? Non falso, blasfemo, perché qua siamo proprio nell'eresia più totale. Certo. Rispetto alla realtà. Certo. Chiedo scusa a quelli che stanno vedendo, no, non vedono. Ma purtroppo... Non vedono, è chiuso. Non lo so, purtroppo... avevo messo alla rinfusa in fretta i dati per cui non riuscivo a rintracciarli e non riuscivo neanche a leggerli bene per la luce troppo forte che c'è qua. Comunque spero di aver dato una chiarificazione ulteriore alla menzogna che circola sotto ogni veste, in ogni campo, in ogni settore, anche quello più apparentemente improbabile, perché i dati reali della produzione industriale sono quelli, non è che se li può inventare uno. Certamente. Eppure anche questo, continuano a dire in televisione, senza entrare nel merito ovviamente, continuano a dire in televisione che le cose vanno male. Perché vanno male? Perché vogliono mettervi il terrore addosso. Certo. Per non fare lotte sindacali, per non, certo, fare lotte economiche, per non fare lotte, certo, giudiziarie, eccetera, eccetera, per non fare figli, per, certo, non fare figli. Certo. Eccetera, eccetera, eccetera. È così. È proprio così. Chiudi? Allora, cari amici, pensavo che era già chiuso, invece siccome qua non si chiude niente, grazie Franceschiello, grazie, qua non si chiude niente, capito? So long! I buci del culo. So long! Sempre!